Apparecchiature sempre più sofisticate per l'anestesia dentistica è l'argomento di Sportello Salute a cura di Paola Aristodemo. Vediamo. Ben ritrovati, sono soprattutto i bambini ad avere paura del dentista, ma per loro c'è una novità. Niente più siringa per l'anestesia, ma un dispositivo computerizzato e indolore. Lo strumento al pronto soccorso dell'ospedale Eastman di Roma. Vediamo. Tutto a posto? Stiamo testando un apparecchio che, computerizzato che permette di non far vedere l'ago al bambino e di eseguire un'anestesia al di sotto della soglia del dolore. Il bambino collabora e una volta fatta l'anestesia, siccome non si accorge di averla ricevuta, riesce poi a aiutare l'operatore a fare il meglio dal punto di vista professionale. Riesce ad agire sul dente indipendentemente da quello che è l'apparato facciale e la muscolatura facciale, per cui il paziente non ha degli effetti collaterali quali quelli della paralisi della mimica facciale per qualche ora. Con noi oggi a Sportello Salute la dottoressa Emanuela Ortolani, direttore del pronto soccorso all'ospedale Eastman di Roma. Benvenuta. Grazie, buongiorno. Dottoressa Ortolani, la paura dal dentista è un fenomeno che non colpisce solo i bambini ma anche il mondo degli adulti? Senza dubbio, per l'adulto è un 5% della popolazione che è odontofobico molto spesso perché è trattato durante l'infanzia in maniera poco corretta da un punto di vista psicologico. Ecco, questo strumento, cioè anestesia senza siringa, però può aiutare a superare questa paura. L'ago è molto più piccolo del consueto e viene trattenuto da un erogatore che è come una penna che rimane nel cavo della mano dell'operatore, quindi non viene avvertito né come sensazione né come visione dal paziente. E poi c'è una somministrazione computerizzata. C'è una somministrazione computerizzata dell'anestesia che consente il mancato scollamento dei tessuti in maniera violenta e quindi non c'è assenza di dolore. L'ospedale Eastman è un punto di riferimento per tutto il Lazio. Qualche mese fa si parlava di chiusura della struttura e oggi di una riconversione in una Casa della Salute, una sorta di presidio territoriale. Vi preoccupa questo? C'è preoccupazione? La preoccupazione non è per noi operatori, la preoccupazione da parte di noi operatori è per l'utenza. Noi diamo un servizio ospedaliero ad un'utenza che ha bisogno di un ospedale, e cioè parlo di tutti i fragili sanitari e sociali, i quali non possono trovare se non in un ospedale una risposta alla loro malattia. Quindi l'idea che questo venga a mancare significa che molte persone non avranno più un'assistenza adeguata alla loro problematica. Grazie alla dottoressa Ortolani, potete rivedere la nostra rubrica sul sito della TGR, inviate le vostre mail a sportellosalute@rai.it. È tutto, buona giornata.